È un video di ringraziamento per festeggiare i 5.000 iscritti di questo canale, pensando che questo rappresenti anche una festa per chi si è iscritto, insomma, pensando che chi si è iscritto condivida anche le sorti di questo canale, insomma, come quando ci si iscrive a un partito, insomma, ci si sente parte di questo partito, anche se magari il segretario è un altro, o ci si iscriveva al partito, adesso non so se ci si iscrive ancora più. Ho l'impressione che la politica sia diventata un'altra cosa, ma non parlerò di politica. Parlerò a braccio, non so cosa alla fine verrà fuori da questo discorso, ma la sostanza è che voglio ringraziare tutti per esservi iscritti, quelli che si sono iscritti, e sono 5.000 e sono tanti, e sono arrivati molto prima di quanto mi aspettassi. E anche per i vostri commenti, ai quali alle volte non rispondo sempre, nel senso che quando sono dei commenti lusinghieri, così, cioè, sappiate che li accolgo volentieri, mi fanno molto piacere ovviamente, soprattutto quando questi commenti mi fanno capire che quello che succede qua dentro cambia un po'. Un po' evidentemente in meglio la vostra vita. Quando trovate gratificazione, magari nel sentire qualcosa alla sera prima di addormentarvi, insomma, quando vi faccio compagnia, o vi fanno compagnia altri video, insomma, altre letture che posto, non solo le mie. Quando attraverso certi percorsi che vengono fatti qui si riesce a influire anche nei vostri percorsi, quando riuscite a trarre degli spunti da quello che avviene qui dentro. E quindi questo anche motiva un lavoro di ricerca, il fatto di cercare di creare delle vie, delle associazioni, insomma, di cercare degli spunti di letteratura, magari anche tra quella meno frequentata, no? E ripeto, con Calvino, insomma, la letteratura è l'unico modo per affrontare e per vivere tante visioni del mondo, e quindi per sentirci parte di questo mondo, perché soltanto se conosciamo la diversità possiamo comprendere quello che ci circonda. E in realtà la cultura, come dice qualcun altro, è la conoscenza del mondo che ci circonda e anche di noi stessi. Conoscere il mondo che ci circonda non vuol dire soltanto conoscere quello che ci assomiglia, ma vuol dire soprattutto conoscere quello che è diverso da noi, conoscerlo per accettarlo e magari per apprezzarlo nella sua diversità, in una panoramica più ampia di quello che è lo stare al mondo, il vivere in questo mondo. E poi conoscere noi stessi. Questo percorso di conoscenza di noi stessi non può presumere dalla conoscenza di quello che sta fuori di noi, insomma. Le due parti sono continuamente in un rapporto dialettico, dinamico tra di loro, quello che è dentro e quello che è fuori, come in ogni parte della materia vivente. Prendo spunto ancora da Calvino, no? Per riflettere su questo, che noi guardiamo il mondo, ma noi siamo parte del mondo. La nostra intelligenza, il nostro guardare al mondo è come osservarlo da dentro una stanza attraverso una finestra. Ma quella finestra in realtà è la nostra mente. Cosa ne deriva? Che noi siamo uno strumento della natura attraverso la quale la natura, per mezzo del nostro cervello, è capace di guardare se stessa. Quindi siamo lo strumento, la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza, è lo strumento attraverso il quale il mondo della natura può guardare a se stesso e quindi può conoscersi. E
Bello questa cosa, no? Senza l'uomo la natura sarebbe, ma non sarebbe capace di osservarsi, di riflettere su se stessa e quindi di ricavare da se stessa gli strumenti per intervenire anche su se stessa. E questo alle volte è un bene e alle volte è un male, come tutte le cose, quando permettono di modificare determinati equilibri, no? Quando la conoscenza ci permette di capire e capire ci permette poi di intervenire. E quando si interviene su processi naturali che si sono formati nel corso di milioni di anni, il rischio è sempre quello di creare delle rotture, di equilibri stabili. E queste rotture possono andare verso il meglio o anche possono essere controproducenti, possono riflettersi poi su noi, sulla nostra vita. Spesso ci lasciamo illudere, no? Sui progressi della scienza, eccetera, eccetera. E poche volte pensiamo poi sulle conseguenze di certe cose che all'inizio ci sembrano così affascinanti, così avvincenti, così piene di potenzialità. Ma poi la natura ci aspetta sempre al varco, insomma, qualsiasi cosa poi ci viene, di qualsiasi cosa ci viene poi presentato il conto. Magari non lo pagheremo noi, ma insomma, intervenire sugli equilibri bisogna sempre farlo con molta consapevolezza, il più possibile, perché non è sempre possibile guardare molto al di là, che in termini brevi di tempo. E allora tutto è movimento quello che facciamo. Un'altra riflessione viene dalla lettura che ho appena postato, no? Di Lucrezio, un po' sulla natura, il Rara Natura, quest'opera meravigliosa di poesia, ma anche di riflessione sul mondo. Questo mondo che già per Lucrezio, più di 50 anni prima della nascita di Cristo, era fatto di pieno e di vuoto. Ed era fatto di particelle in movimento, che si aggregavano, che si combinavano e si ricombinavano tra di loro. E questo dava poi luogo a tutte le varie forme della vita. Già rifletteva sull'anima, già rifletteva sull'infinito e già cercava una spiegazione razionale di tutto quello che invece era dato come calato dagli dèi, di tutto quello che era attribuito a qualcosa di metafisico. Cercare una spiegazione razionale quando è possibile trovarla. Tutte queste menti, in realtà, no? Che vogliono prima di attribuire la realtà all'azione, alla presenza di qualcosa che sta all'aldilà o nell'aldilà, degli dèi prima, di un Dio creatore dopo, in realtà spesso rifiutano di trovare prima delle spiegazioni razionali, insomma, di crearsi una visione del mondo che stia in piedi da sola, ragionandoci sopra, che non presupponga per forza un creatore, di cui si derivano le cause senza dover cercare altre cause al di fuori. E spesso basta conoscere per individuare le cause. Le spiegazioni che si dava a Lucrezio a volte erano anche così, insomma, un po' fantasiose perché rispettavano le conoscenze dell'epoca, ma quante conoscenze non erano già presenti in quello che ha detto il suo maestro, insomma. È lui molto venerato, insomma, Epicuro. Come questo atteggiamento di usare il cervello, di usare la conoscenza, sia stato spesso
rifiutato, messo da parte, emarginato. Si preferivano le teorie, si preferivano le credenze, si preferivano quelle spiegazioni che spiegavano tutto e magari non spiegavano niente, ma che avevano la presunzione di conoscere una realtà così come veniva rivelata. E quando qualcuno si sforzava di pensare, faceva ragionamenti, rifletteva, guardava le cause, guardava gli effetti, era visto come un qualcosa di disturbante, come un corpo estraneo da rimuovere in qualche modo. Anche se poi, nel corso dei secoli, la scienza ha dato ragione a molte di queste intuizioni che sono state invece viste male, marginate quando sono uscite. E poi anche travisate perché l'etica poi di Lucrezio, quella che veniva fuori da questa visione naturalistica del mondo, non trascendente, era una visione che aveva delle implicazioni etiche poi non molto lontane da quelle che era poi l'etica religiosa cristiana. Era l'etica della moderazione, era l'etica del saper far buon uso delle cose, di non sprecare, di vivere l'umanità in modo da non essere di danno l'uno per l'altro, ma di trovare delle forme comuni per sopravvivere, per organizzarsi, delle forme che fossero rispettose per la realtà di tutti. La moderazione e la ricerca, non la ricerca di un piacere sfrenato, senza limiti, ma la conoscenza del limite che veniva poi rappresentato dalle leggi di natura, oltre le quali non era possibile o non era conveniente andare. Le leggi di natura. Il movimento. È interessante riflettere, per chi non l'abbia già fatto, che diciamo, l'opera più preziosa che noi vediamo insomma, nel creato, in realtà è il cervello. Ed è il cervello umano, diciamo, come forma più elaborata, diciamo noi, narcisisticamente più perfetta, no? Quello che ci permette appunto di riflettere su noi stessi e sulla natura. In realtà questo cervello come funziona? Cosa esce dal cervello e cosa entra? Nel cervello entra tutto ciò che è fuori di noi, tutto il mondo che ci circonda attraverso la nostra percezione per mezzo dei sensi. Quello che è più distante, quello che è più vicino, quello che è a contatto con noi e che ci trasforma continuamente. Questo entra. Quello che esce in realtà è movimento. Le connessioni del cervello sono connessioni che vengono fatte, insomma, le cellule del cervello si connettono tra loro, quindi una cellula prende connessione, prende sinapsi con altre cellule del sistema nervoso. E nello stesso tempo, o altre cellule del sistema nervoso, prendono connessione con i muscoli. Altre sono in grado di produrre e stimolare secrezioni ghiandolari. Quindi tutto quello che esce dal cervello, tutti gli output, producono in realtà movimento. Niente esce dal cervello che non sia movimento. Movimento come azione, come contrazione muscolare, o movimento come secrezione, insomma, come qualcosa che spreme degli umori
e li fa entrare nel sangue, nelle parti del nostro corpo o al di fuori. E si ritorna quindi all'importanza del movimento. All'importanza del movimento, come aveva già intuito Lucrezio tanti anni fa. Tutto quello che noi controlliamo, tutto quello che agiamo, e agiamo attraverso il movimento. E il movimento è tutto quello che esiste. Gli astri si muovono, gli atomi si muovono, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Movimento, che presuppone poi una direzione di questo movimento. E allora per alcuni questo movimento circolare, questo movimento che ritorna sempre su se stesso, ma poi è diventato un movimento rettilineo, che si muove da un passato e che va verso un futuro, e questo futuro poi non si capisce dove vada a finire, dove arrivi. E il passato e il futuro poi si ricongiungono in un presente, dove questo futuro viene in qualche modo programmato, spesso senza la capacità di programmarlo, ma viene agito, viene condizionato. Allora alla vita dobbiamo sempre pensare come a un movimento, come a qualcosa che continuamente si evolve, cambia, muta, si trasforma, non è mai sempre se stessa. Questa possibilità di un divenire. L'inquilina del piano di sopra, come sentite, ha acceso l'aspirapolvere. Anche il motore di questo aspirapolvere è in movimento e il rumore prodotto da questo aspirapolvere è conseguenza del movimento, che in questo momento si è spento, ma che tra poco, come sentirete, si riaccenderà, riprenderà a muoversi, a girare. Energia che produce movimento. Tutto quello che noi produciamo è in quest'ottica, no? Trasforma la realtà. E la letteratura è una di quelle cose che trasformano la realtà. Perché, anche qua, lo prendo da Lucrezio, libro che vi consiglio di leggere o di ascoltare, visto che insomma ne ho fatto. Ecco, hai ripreso il movimento. La natura è movimento, la letteratura è movimento di idee, è movimento di passioni, di sentimenti. E quando la letteratura poi ci dice qualcosa, ci fa conoscere il mondo. E quando conosciamo il mondo, appunto come dice Lucrezio, ci liberiamo dalle paure. E scopriamo che i mostri, quelli che lui vede, no? Il mostro di Lerna, l'idra, insomma, quelli che ha combattuto Ercole per intendersi, in realtà non sono quelli i mostri che ci fanno più paura, perché quei mostri sono lontani da noi, non ci troveremo mai a confrontarci direttamente con essi, non ci toccano. Mentre i mostri delle convinzioni, delle false idee, delle idee che non hanno un substrato, che non hanno un costrutto, che non sono basate su una conoscenza di quello che ci circonda, e questa conoscenza è l'unico modo che noi abbiamo per approcciarci con quello che ci circonda. Insomma, non c'è altra conoscenza se non quella che deriva dalla ragione. Questa conoscenza ci permette di liberarci da false idee, da false convinzioni, da altri mostri più difficili da combattere. Perché appunto? Perché creati dalla fantasia, perché ci condizionano dall'interno. Conoscenza, letteratura. Leggere per conoscere, conoscere per capire e capire per poi adattarsi a quella che è la realtà del mondo. E quindi attraverso questo adattamento conoscere i limiti e quindi trovare un equilibrio
e una ragione di felicità, per quanto possibile, sulla Terra, ecco allora che leggere diventa una cosa importante. Leggere ovviamente presuppone anche il fatto di capire quello che si legge, non soltanto da essere suggestionati da certi fattori, da certe cose, no? Non soltanto raccogliere quello che ci piace raccogliere, ma sforzarsi di capire quello che è diverso da noi, capire anche quello che è difficile, più difficile capire, non quello che è solo intuitivo. E per chi legge attraverso gli audiolibri ha anche la capacità di ascoltare, di ascoltare non solo lasciandosi affascinare dalla voce o da certi canoni interpretativi, così, insomma, no. La capacità di raccogliere anche qui le varie voci, qua per voce dico proprio voce, che sono delle componenti interessanti di un coro più generale di voci, no? Tante voci diverse possono creare tante sfumature, far capire la stessa realtà in modi diversi e tutti interessanti, senza lasciarsi prendere da quest'ansia contemporanea di fare sempre dei paragoni, no? Di dire sempre ma, insomma, ma sì, ma non mai così come quello, insomma, no? Lasciamo i paragoni e cerchiamo di lasciarci, di prendere il buono dove c'è, insomma, sapendo che c'è sempre un meglio rispetto a quel buono che si può trovare con quel meno buono, insomma. Ma se facciamo sempre dei paragoni, alla fine non ci salviamo mai, vincono solo quei geni, insomma, no? Che ormai sono riconosciuti da tutti, ma sono geni anche perché proprio spesso la loro bravura rispetto a dei canoni stilisticamente ormai accettati e affermati da tanti anni. Ma chi ha detto che siano solo quelli? Che non si possa cercare anche una diversità, un modo diverso. Divenire anche questa ricerca continua di altri canoni espressivi, no? Che all'inizio in genere fanno sempre fatica ad affermarsi. Ma quello che è importante è che attraverso questi canoni più o meno buoni, noi riusciamo a entrare nel significato, nella comprensione del testo che leggiamo, lasciando anche perdere certe tentazioni di integralismo, come quella di Leonardo, che non si dà pace, che va anche su KissTube, per cercare di eliminare la mia presenza semplicemente perché non corrisponde al suo gusto. Leonardo, rassegnati, non sarà nel tuo gusto, ma esiste. E allora lascia perdere, no? Perché abbaiare tanto, andare a scavare anche nel mio passato? Se una cosa non ti piace, lascia perdere, guarda altro. Ti do tanti libri a disposizione che non sono solo miei, sono di tanti. Ti vengono dati gratuitamente. Guardati quelli. Lascia perdere me se non ti piaccio. Ma insomma, uno che ti dà tanto materiale a cui puoi attingere, che magari può essere di tuo gradimento proprio perché non è mio, insomma, almeno ringrazialo per questo, invece di cercare di attaccarti al suo polpaccio come un cagnolino arrabbiato, sai, quei piccoli bastardini, no? Che abbaiano tanto e poi sono proprio quelli che mordono. Lascia perdere. È come lasciamo perdere anche certi paragoni, no? Siamo qua. E nell'essere qua, ripeto, sono grato a tutti voi che invece mi fate capire con i vostri commenti che spesso vi affezionate, insomma, perché vedo che molti sono abbastanza costanti, insomma, mi seguono con una certa costanza in questo canale, insomma, no? E che mi fate capire che, insomma, che c'è una certa sintonia tra di noi e anche un certo rapporto fatto di, diciamo, di affetto, di stima, come dire, alcuni mi dicono anche di volermi bene, allora insomma lo prendo anche come una cosa affettuosa, sono riconoscenti a costoro che riescono a volermi bene senza conoscermi, ma conoscermi attraverso solo quello che dico.
E poi soprattutto mi fa piacere quando, e questo lo ripeto, insomma, quando sento che si può diventare una presenza nella vostra vita e che quindi, come dire, rispetto a tante presenze, no? A quelle di quel televisore che rimane lì acceso e che non si ascolta, o che pure rimane acceso ma spento, e che quindi si propone questa immagine a non finire, brutte, che so io, insomma. No, ecco, essere una presenza attiva, no? Che uno ti accende o ti ascolta e che ama sentire quello che si dice, che poi non sono cose mie, insomma, no? Sono letture. Ci si fa indirettamente una compagnia e questo è bello, no? È una cosa che poi motiva ad andare avanti, no? Perché si va avanti, quindi movimento, si cresce, movimento, proprio se c'è questo rapporto dinamico, no? Questo feedback continuo che avviene tra voi e me. E questo mi sembra che ci sia, insomma, molti commenti sono positivi, insomma, sono dimostrazioni di interesse, di apprezzamento, insomma, e mi fanno piacere, ripeto, anche se poi non rispondo a tutti, ma li leggo tutti. E quindi grazie. Poi c'è chi in questi commenti non è d'accordo con la tua interpretazione, ma quando si interpreta qualcosa si fa sempre una scelta, no? Qual è il clima che si dà, cosa si preferisce, no? Allora ho fatto una piccola provocazione proprio stamattina, ed è quella di leggere lo stesso brano con due tonalità affettive diverse, insomma, no? Per far capire che si può fare l'una e l'altra, ma in realtà facciamo sempre la scelta, quella che magari noi sentiamo più congeniale al nostro modo di sentire oppure al momento. Un'altra cosa, facendo questo, chiamiamolo lavoro, ma non è un lavoro, è un piacere, insomma, no? Facendo questa cosa, chiamiamola cosa. Ci si accorge che un po' alla volta si cresce, perché un po' alla volta, come dire, si acquisiscono o si imparano dei piccoli accorgimenti, soprattutto perché non si lascia imparati e perché nella vita si è fatto altro. E quindi, insomma, questo un po' è il frutto del fatto di avere del tempo libero. Insomma, no, sapete, i pensionati hanno tempo libero. E di utilizzare in maniera piacevole il tempo libero. Per non annoiarsi, perché chi si annoia è quello che spesso cerca in tante direzioni, è inquieto, non si ferma mai, ma nulla lo soddisfa. E allora, se invece ti fermi in un luogo e vedi che magari ti svegli la mattina e hai voglia di pensare a quello che andrebbe fatto e poi lo fai volentieri, insomma, ci resti delle ore. Questo vuol dire che per te ha un senso e facendo questo non ti annoi. E allora se già riesci a vivere la vita di pensionato e di non annoiarti e nello stesso tempo di fare qualcosa che può essere anche utile, beh, insomma, è una buona cosa, secondo me. E quindi, ritornando al discorso di prima, si cresce nel tempo facendo le cose. Io sono convinto che le cose bisogna farle, cominciare a farle, anche se non si è al massimo preparati, e poi facendole, un po' alla volta, se si ha la costanza, se non ci si stanca subito, un po' alla volta si impara, si acquisiscono conoscenze, piccoli trucchi, piccole furbizie, si migliora anche la tecnica, fino a un certo punto, fino a dove i nostri limiti oggettivi ci consentono di arrivare, però insomma si può crescere. E allora se guardo i miei video di una volta, sì, insomma, sento che adesso sono un po' migliorati, se non altro è vero, insomma, una volta, però mi dispiace, fanno parte del mio passato, mi dispiace anche toglierli, quindi li lascio, anche se li toglierei volentieri. Insomma, forse l'immagine di questo canale un po' ne guadagnerebbe se togliessi molti video che ho fatto
all'inizio, in passato, con una web da pochi euro, con un audio schifoso, con tutte queste cose qua. Però vi si legge un passato, una storia, perché tutti noi abbiamo una storia in quello che facciamo e non dobbiamo vergognarci della storia passata. Siamo noi anche in quella cosa lì. Allora li tengo. Però poi, insomma, no, capita di trovare dei commenti che ti dicono invece di imparare sempre peggio. Si riferiscono a un video di 6 anni fa. Si invertono i rapporti. Uno dovrebbe, che cosa voleva dire chi ha commentato così? Che 6 anni fa ero peggio di adesso? Ma è logico. Però si impara se si va migliorando in avanti col tempo, non retroattivamente. C'è una certa stupidità anche in certi commenti, no? Come quello che scrive, e non sul mio canale, ma su KisTube, scrive stupendi, insomma, i sepolcri di Foscolo. Peccato per chi li legge. Certo, Gassman è tutta un'altra cosa. Questo commento è un po' stupido. Peccato per chi li legge perché, se sono stupendi, io leggendoli li ho goduti, li ho letti come sono capace. Non ho mai preteso di essere un professionista, sono un dilettante che legge come sente. L'importante è si capisce il testo, si capisce quello che, attraverso questa lettura, quello che Foscolo voleva dire in quella poesia. Io credo di sì. E allora, se si capisce, se questa lettura ha dato la possibilità di capire quel testo, e non è un testo facile da capire, beh, già è successo qualcosa, secondo me, di interessante. Perché peccato per chi li legge? Io a leggerli mi sono divertito, perché devo soffrire per averli letti? O devo sentirmi in colpa? E poi per averli postati qui, su un canale che è decisamente riservato non ai professionisti, no, è riservato a chi posta se stesso, YouTube. E allora io ho postato me stesso, le cose come so fare, no? Questo commento è come quello che sente, è come quello di uno che sente, non so, va a un saggio di allievi di, non so, di flauto, no? Oppure di pianoforte, no? O di violino. E sente questi bambinetti che imparano a suonare, che suonano magari un pezzo, non so, una sonata di Mozart, per esempio, no? E poi dicono, insomma, però che bella quella sonata, però peccato, come dire, certamente Horowitz era un'altra cosa, ma insomma, è scontato, no? Che cavolo vuoi dire? Horowitz era un'altra cosa, certo che Horowitz era un'altra cosa, insomma, ha dedicato la vita, era il suo mestiere, ci ha fatto i soldi, ma a parte che ci ha fatto i soldi, insomma, aveva delle doti eccezionali. E tutti gli altri? Non è possibile che tutti gli altri possano dire una parola, oppure il fatto che è esistito Horowitz deve bloccare qualsiasi carriera, qualsiasi tentativo di dire una cosa usando dei canoni espressivi diversi di quelli di Horowitz, no? Perché altrimenti sarebbe un imitatore. Poi è chiaro, a te piacerà di più Horowitz, anche a me piace di più, ma che vuol dire? Non lo scrivi. Semmai lo pensi, lo tieni per te, insomma. Uno fa del suo meglio, dà quello che può e soprattutto lo dà in maniera gratuita, usabile immediatamente. Allora è stupido questo tipo di commento, no? Per quanto si faccia, c'è sempre qualcuno che vorrebbe che facessi il contrario. Non si può fare una cosa il contrario di questa. Ogni volta che ci si pone, si fa una scelta e ci si pone in quel modo che è tuo. Allora, o va bene quello che fai e che è tuo. E quindi sai che quella persona ti è congeniale, insomma, quello che fa quella persona ti è congeniale, ti piace
Provi interesse, insomma, a guardare quello che fa, come si muove, insomma. Oppure se quello che fa quella persona non ti è congeniale, passi ad altro, cerchi qualcos'altro che ti sia congeniale. Oppure lo guardi dall'alto per vedere, povero disgraziato, come si muove, come arranca nella realtà che vuole affrontare, che magari non è in grado di affrontare. Ma poi a costoro il problema è che dà fastidio che altri invece gradiscano queste cose. Insomma, il fatto che ci siano tanti iscritti in questo canale, che in realtà non è un canale facile, non è un canale divertente, non è un canale per chi apre un video e dopo 2 secondi lo chiude, è un canale che vorrebbe anche far riflettere, no? Allora, a queste persone, secondo me, dà fastidio che ci siano tante persone come voi che nonostante tutto vi iscrivete e avete la costanza di seguirlo. E di questo io vi ringrazio e spero di, come dire, di testimoniare poi la fiducia che riponete in me, magari cercando di fare sempre un po' meglio entro i limiti che la natura mi ha concesso naturalmente, e dentro il fatto, rispettando il fatto che non ho studiato, no, questa cosa è una cosa che nasce così, dal fare, ma fare, ci vuole sempre il coraggio di buttarsi e di fare, soltanto facendo si imparano anche a fare le cose, mettendosi in gioco, rischiando anche il ridicolo qualche volta. Nel momento in cui si fa, come dire, ci si mette in gioco, si accetta anche la responsabilità di questo mettersi in gioco, cioè quello che ne deriva dal mettersi in gioco. Responsabilità nel bene e nel male, gratificazioni e penalizzazioni, ma facendo. E quindi io vi ringrazio per le attestazioni di simpatia e di interesse anche, come dire, per le manifestazioni di apprezzamento che prevalgono assolutamente sulle manifestazioni di antipatia, di disprezzo, di non considerazione. Promettendo che, per quanto mi è possibile, cercherò di fare sempre un po' meglio. Allora, ancora grazie. Scusate questo mix di discorsi, magari li troverete un po' senza senso, scombinati tra loro. Parlare a ruota libera vuol dire anche questo, vuol dire lasciarsi andare anche alle libere associazioni. Ancora grazie. E mi raccomando, continuate, insomma, continuate a seguirmi, ovviamente solo se la cosa è di vostro interesse.